Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. In questa parte del mio gameplay andremo ad esplorare sicuramente la Villa Bruciata, Isola Cannella, Città Ardente, ma questa è la Villa Bruciata, eccoci qui. E forse andremo anche a battere la palestra di Blaine se ci sarà tempo, e vediamo se riusciremo ad avere tempo. Nel frattempo vi ricordo che la mia squadra è questa: Blastoise, Clefable, Alakazam, Pidgeot, Jolteon e Bellsprout. Non sono ancora riuscito a scegliere chi mettere come sesto Pokémon della mia squadra, ma è anche perché effettivamente sono abbastanza coperto da praticamente tutto, tranne i Pokémon di tipo elettro, e faccio fatica a trovare un sesto Pokémon che vada bene in questa squadra, perché a me sembra che stia andando benissimo così, con 5 membri al posto che 6. Quindi per adesso rimane così, poco da fare, poco da dire. E andiamo in questa villa Pokémon. Ok, bello Ponyta, proviamo a catturarlo. Andiamo con Blastoise e usiamo un bel morso. Non dovrebbe one shotarlo in teoria. Infatti, pestone, questo dobbiamo reggerlo tranquillamente. Perfetto, strumenti. Allora, Pokéball, eccola qui, vai. Speriamo di catturarlo subito, Ponyta. Perfetto, preso. Ottimo. Aggiornamento Pokédex per Ponyta. Pokémon Cava il Fuoco. Nel frattempo, anzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Magari fatemi sapere cosa ne pensate della villa Pokémon come location, della lore che c'è al suo interno, che è molto figa. Un suo zoccolo è 10 volte più duro del diamante, davvero? Può schiacciare qualsiasi cosa in pochissimo tempo. E infatti ci ha dato un bel pestone al nostro povero Blastoise. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte prima di salire. Come sempre esploriamo bene tutto. Una fune di fuga, va bene. Carini come ti danno sempre comunque una fune di fuga all'inizio di quasi ogni dungeon. Qui sotto invece cosa c'è? Un allenatore? Nope, è lì dietro l'allenatore. Mentre qui dietro non si va da nessuna parte. Wow, che posto incredibilmente inutile e vuoto. Comunque, proseguiamo di qui. Andiamo questa volta a sinistra. Non voglio dire che non stiamo incontrando Pokémon selvatici, perché appena lo dirò incontreremo un Pokémon selvatico, per l'appunto. Ah, un altro Ponyta. Ok. Non mi interessa combatterlo, quindi farò fuga. Anche perché i nostri Pokémon sono già comunque di buon livello. Qui abbiamo... Ah, vero. Che nella villa Pokémon abbiamo questi bei pulsantoni per modificare i percorsi. Tipo qui ora possiamo passare. Possiamo entrare qui e vedere che non c'è assolutamente nulla. Perfetto. Ottimo così. Andiamo, magari c'è uno strumento invisibile, non so, però. Ottimo. Andiamo su. E non possiamo andare su perché c'è un altro Ponyta. Va bene, speravo di incontrare un Pokémon diverso. Vabbè, facciamo fuga, dai, via. Ok, andiamo su. Mentre qua su esploriamo prima qui sotto, allenatore. Non riesco ad uscire. Questo posto è come un enorme labirinto. E infatti questo è un po' labirintico, c'è da dirlo. Questo posto. E tu sei uno scassinatore. Hanno fatto lo sprite dello scassinatore. Con Charmander o Charmander. Allora, andiamo di Surf, che dovrebbe bastare e avanzare. Surf che ha una bella animazione nella seconda parte, ma una bruttissima animazione nella prima parte. Non capisco perché abbiano messo quella bruttissima animazione, davvero. Altro Pokémon Charmeleon, lasciamo Blastoise. E andiamo di nuovo di Surf. Bello lo sprite di Charmeleon, però, eh. Bello. È bello anche quello di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, ma questo non è per niente male. Ok. Abbiamo battuto il primo allenatore della villa Pokémon, meglio della villa bruciata. No, il mio bottino! Infatti ci ha dato 3.000 Pokédollari, che non sono affatto pochi. Allora, vediamo invece qui sotto cosa c'è. Un altro Ponyta. Ma non dovremmo incontrare anche Koffing, per esempio, nella villa bruciata? O ricordo male io? No, c'è anche Koffing. Weezing, Mach, Grimer, questi qui non ci sono più. Ah, giornalino. Andiamo a leggere il diario. Eccolo appunto, Grimer. Però se non sbaglio, Grimer l'abbiamo già catturato. Allora, andiamo di morso. E poi eventualmente catturiamolo.
Veleno gas, grazie per non avermi fatto veleno gas. Tiriamo una Pokéball. Vediamo se riusciamo a catturarlo così. Anche se non penso sia proprio in range di cattura, ma d'altronde è un Grimer a livello 30, voglio dire. Ok, perfetto. Catturato. Aggiornamento Pokédex per Grimer. Ok, non ce l'avevamo. Pokémon Melma. Prospera in zone paludose. Cresce nutrendosi del liquame inquinato scaricato dalle fabbriche. Perfetto, il Pokémon ambientalista, guarda lì. Allora, qui leggiamo il diario. Diario 10 luglio. Abbiamo chiamato il nuovo Pokémon Mew. Finito così. Va bene. Diario molto significativo. Allora, vediamo se qui sopra c'è qualcosa prima di azionare il meccanismo. Qui c'è un altro diario. 5 luglio, quindi prima di quello precedente. Guyana, Sud America. È stato scoperto un nuovo Pokémon nel cuore della giungla. Ok, e poi l'hanno chiamato Mew. Qui abbiamo uno strumento. Calcio, vai, andiamo subito a darlo il calcio. Non letteralmente, andiamo subito a dare la vitamina calcio, aumenta i valori speciali, quindi diamola ad Alakazam. Bene così. E abbiamo trovato un Pokémon immediatamente dopo aver preso come si chiama? La vitamina, non mi veniva, non so perché non mi venisse il termine. Vulpix mi sembra l'avessimo già catturato, però io lo catturerei comunque per sicurezza, ok? Poi in caso lo facciamo evolvere in Ninetales con una bella petrofocaia. Tanto è rimasto con un HP, quindi perché non prenderlo? Ah, infatti non l'avevamo preso, vedi? Pokémon Volpe. Alla nascita ha solo una coda, che con il passare del tempo si moltiplica. Ok. Abbiamo anche Vulpix ora. Altro Pokémon, vediamo chi esce. Ponyta. Niente, raga, Ponyta è imperterrito, cioè. Deve per forza rompere le balle. Via. Allora, proseguiamo invece qui sotto. Altro Pokémon. Ponyta, di nuovo. Io vorrei che uscisse Koffing per poterlo catturare e poi mettere il repellente. Per quello non sto mettendo il repellente, ragazzi, non perché sono pazzo. Altro Pokémon. Grimer. Non è che Koffing è un Pokémon magari esclusivo e non si può trovare? E hanno fatto che Grimer si può trovare in un gioco in una versione e Koffing nell'altra? Non vorrei che abbiano fatto questo, sinceramente. Andiamo ad attivare la statua. Un pulsante segreto e devo premerlo? Ovviamente sì. E attiviamo quindi anche questa zona. Ecco fatto. E si può salire, qui non ci sono strumenti, credo. Ah, qui a sinistra non c'è nulla, proviamo poi ad andare a destra. Oh, Magmar! Bello! Da catturare lui, eh? Da catturare assolutamente. Andiamo con forza. Dovrebbe fargli discreto danno. Buono. Un buon danno, anzi, mi è stato fatto davvero un buon danno. Poi, quasi quasi manderei Jolteon con Tuonondra. Per paralizzarlo. Braciere, va bene. Va bene comunque. Ah, Jolteon è stato scottato, ma grazie. Tuonondra. Perfetto. La bruciatura brucia il povero Jolteon. Lui usa ancora braciere. Cioè, lui ha preso una scottatura con braciere, vi rendete conto? Allora, le Ultra Ball le avevo prese? No, non avevo preso le Ultra Ball. Mannaggia me. Andiamo di Mega Ball allora. Andiamo per forza di Mega Ball. Lei si è paralizzato, perfetto. Abbiamo catturato Magmar. Ottimo, ottimo. Pokémon Sputafuoco. Il suo corpo arde con bagliori arancio che gli consentono una mimesi perfetta tra le fiamme. Beh, effettivamente è vero. Si mimetizza perfettamente tra le fiamme. Allora, Jolteon, lasciamolo pure bruciato. Non è un problema, tanto non lo useremo mai più. In questa zona. Qui c'è qualcosa? Giornalino, strumento, strumento, vai. Cioè, giornalino, diario tecnicamente. Ferro lo andiamo a dare subito al nostro Blastoise, che deve andare su di difesa. Vai. Perfetto. Molte vitamine in questa villa Pokémon, eh? Molte vitamine. Il pulsante per adesso non lo premiamo. Prima esploriamo tutto il piano esplorabile senza premere il pulsante, poi andiamo con il pulsante. Fuga da Vulpix.
Ok, non si può andare oltre, quindi pulsante. Sì. Perfetto. E andiamo da questa parte. Allenatore, vai. Il mio maestro viveva qui. Chi è il suo maestro? Esperti della lore di Pokémon, chi è il maestro di questo scienziato? Che manda in campo Magnemite. Penso che con una forza dovremmo riuscire a tirarlo giù, eh. Vediamo. Buono. Bravo Blastoise. Poi Magneton. Ecco, lui magari no. Lui magari no. E è qui che ci servirebbe un Pokémon di tipo terra. In realtà non sarebbe male averlo. Un bel Pokémon di tipo terra. Però contro Magneton mandiamo Clefable, dai. Mandiamo Clefable e usiamogli uno psichico addosso. Tanto vi ricordo che... Anzi, una tripletta, meglio ancora. Vi ricordo che Magneton non è di tipo acciaio in prima generazione, eh? Non esisteva proprio il tipo acciaio in prima generazione. È solamente tipo elettro. Quindi mosse psico, mosse normali, gli fanno comunque un botto di danno. Ecco fatto. Clefable si è preso un bel po' di punti. Voltorb, lasciamo Clefable, non c'è problema. Andiamo poi di tripletta, dovrebbe one-shottarlo. È un attacco stab di Clefable. Fa male, tripletta, fa male. Ok. Battuto lo scienziato. Wow, impressionante. Impressionante, sì. Tu mi dicevi qualcosa che tu deve cadere, vero? Sei bloccato, prova a saltare da lì, infatti. Infatti, mi dicevi di cadere da qualche parte. Diamo un'occhiata qui sotto per vedere dove cadere. Dobbiamo cadere di là noi, eh. Quindi, tecnicamente dovremmo cadere. Beh, proviamo tutti e due, non mi ricordo di preciso dove si debba cadere. Se è in quello a destra o quello a sinistra. Però se non sbaglio, cambia. Cioè, se tu cadi da una parte, cadi in un modo, se invece cadi dall'altra, cadi dall'altra. Cadi da un'altra parte. Infatti qua cadiamo giusti. Penso che sia giusto qui. Altro Grimer. Mi sa che Koffing non c'è, ragazzi, eh. Mi sa che Koffing non c'è, avendo già catturato Ditto in una delle scorse parti. Tocca mettere un bel super repellente. Vai. Oh, pace. Pace, prosperità. No, ok, qui siamo caduti dove non dovevamo cadere, infatti. Perché questo è il primo piano. Questo qui è il primo piano. Quindi risaliamo di nuovo. A te ti ho già parlato, giusto? Sì. Vattene, per favore. Diario, no. Qui non ci abbiamo... Non ci siamo saliti. Diario, 6 febbraio. Mio partorito. Il piccolo si chiama Mewtwo. Ok. Questo posto è gigantesco. Ah, non mi sfidavi? Ok, questa cosa è un po' strana. Che sia magari un piccolo bug del gioco. Intanto, bello lo spread di Ninetales, ma devo dire che, insomma, per rendere brutto Ninetales ce ne vuole, eh. Vediamo se con un surf lo one-shottiamo. Niente male. Sì, addio. E Blastoise comunque non sale di livello. Ai! Ai sì. Mi domando dove sia il mio amico. È quello che abbiamo battuto prima, molto probabilmente. Qui abbiamo uno strumento. Prendiamolo. Pozione Max. Va bene. E da qui non si va da nessuna parte. O sbaglio? Ok, questo era il terzo piano. Mentre qui sotto a te ti ho già sfidato, giusto? I pulsanti aprono e chiudono alternativamente gruppi di porte. Sì, questo l'avevamo capito. A questo punto però io dovrei andare qua su e non posso perché abbiamo bloccato il passaggio, giustamente. Qui non c'è niente, sì. A questo punto apriamo di nuovo il passaggio. Apriamo il passaggio oppure... Andiamo a vedere se qui sotto si è aperto qualcosa. Diamo un'occhiata, eh. Finito il repellente. Bene, mettiamo un altro, non c'è problema. Super repellente, anzi, repellente max. Ok, super repellente è finito. Andiamo di repellente max. Qui sotto si è aperto qualcosa? Nope. Allora torniamo su. Che non è di qua, giusto? Qui c'è il pulsante per aprire roba. Sì, prendiamolo. Per chiudere o aprire roba. Vediamo se abbiamo fatto la scelta giusta. Abbiamo chiuso lì, abbiamo aperto un'altra parte. Vediamo, eh. La villa Pokémon d'altronde è un dungeon che non è che mi ricordi a memoria.
sempre fatto abbastanza fatica a ricordarmi la memoria e l'ho sempre, diciamo, fatto da zero, tra virgolette. Quindi sono sempre andato lì per provare a fare roba. Tra l'altro qui mi ha chiuso il passaggio. Perché? Non era già chiuso? Scusatemi, non era già chiuso il passaggio qui. Oppure questa statua non apre quello lì sopra. A me sembra strano. Sì, aprilo. Questo qui sopra. Ah, ok, giusto. Allora si era resettato magari. Oppure avendo attivato la statua giù sotto, ho attivato anche una statua. Ho attivato, diciamo, tutte le statue. E non sono divise per piano, come ho sempre pensato. Perché io pensavo che ogni statua attivasse e disattivasse le porte di un piano. Finito l'effetto repellente. Dura davvero poco, eh? Vai. Qui apriamo. Ok. E proviamo a cadere invece qui allora. E qui infatti siamo in un'altra zona, giustamente. Vi dicevo che cambiava. Chi sei? Nessuno può stare qui e qui siamo nella zona, diciamo, giusta. Bisogna andare di qui per andare avanti. Allora, scienziato vuole lottare. Vai. Scienziato manda Electrode. Vediamo con una forza quanto gli facciamo male ad Electrode. Non male. Non male. Autodistruzione non dovrebbe farci molto in realtà, eh. Infatti, è pure un brutto colpo quello. Quindi va benissimo. Blastoise al 46. Ottimo. Poi Weezing. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Clefable. Non è la Kazam. Mandiamo il nostro bel Clefable. E andiamo di Psichico. Addio Weezing. E Clefable però non sale di livello. Peccato. Ai. Ai sì. Ai ai dolor. Strumentino carburante. Vai, da dare immediatamente al nostro Alakazam. Perché tanto gli altri sono abbastanza veloci. Lui però potrebbe dare molto di più in velocità. Qui sopra vediamo cosa c'è prima di scendere. Ah, di qui si esce. Se non ricordo male, di qui si esce e non uscite, altrimenti dovete rifare tutto da capo. Quindi andiamo giù sotto. Qui non c'è nessuno strumento, vero? Nope. Andiamo nel piano sotterraneo. Eccolo qui. E qua bisogna fare un'altra cosa abbastanza semplice. Ma no, ragazzi, non si vede niente. Allora, diario 1 settembre, quindi tutti quelli che abbiamo visto, cioè dopo tutti quelli che abbiamo già letto. Mewtwo è davvero troppo forte. Non riusciamo a contenere i suoi istinti animali. I suoi istinti animaleschi. Allora, abbiamo Blastoise davanti. Direi di cambiare e mettere Pidgeot. Vai. Così magari sale di livello anche lui. Salve. Oh, e adesso dove sono? Ma che senso, scusami. Cioè, boh. Pare strana quella cosa che ha detto. Growlithe, va bene. Con un volo dovremmo riuscire a sfruttarlo, vediamo. Vediamo quanto danno gli facciamo con volo. Tiramolo giù. Buono, si è shottato. Come avevo previsto. E Ponyta. Altro volo. Altro giro, altra corsa. Vai. Colpo coda non ci fa nulla. E addio Ponyta. Però Pidgeot non sale di livello, peccato. Ai. Niente, la fantasia nello scrivere dialoghi è qualcosa di assurdo. MT14, questo vediamo cos'è. Qui se non sbaglio su Fuoco Verde Foglia troviamo Bora o solo a raggio, uno dei due. Bora, ecco appunto. No, non voglio insegnare a nessuno dei miei Pokémon. Ecco, attiviamo qui il pulsante, sì. Così possiamo uscire di qui. Vediamo cosa c'è qui in fondo, altro strumento. Una ricarica totale, va bene. E a questo punto qui è tutto chiuso. Però si è aperta una porta di qua, giusto? Eccola qui. La porticina con lo scienziato. Questo è un posto ideale per un laboratorio.
Sì, vero? Infatti, se non sbaglio di loro conducevano esperimenti qui nella villa Pokémon. Poi c'è stato un incidente ed è bruciata. Allora, andiamo di sdoppiatore su Magnemite. Dovremmo one-shottarlo. Perfetto. Prendiamo un po' di contraccolpo, ma non è un problema. Anche perché Pidgeot sale a livello 46, il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto. Electrode, sì, cambia un Pokémon a questo punto e mandiamo Clefable di nuovo. Così sale anche lei al 46, immagino, dai, tripletta. Stridio, ci abbassa di molto la difesa. Ecco, ora con un'autodistruzione potrebbe farci molto male, quindi speriamo di tirarlo giù con una tripletta. No, di un HP, peccato. Ok, schermo luce, buono, non ha fatto autodistruzione. Andiamo di bolo raggio. E addio Electrode. Clefable sale a livello 46. Ottimo. A cosa serviva quello? Ma se non lo sai tu. Mi piace qui. Mi concilia lo studio. Ma in che senso? Ma è una villa bruciata, scusami. Boh, ragazzi. Io boh. Qui abbiamo un altro pulsante da premere. Però prima vediamo cosa possiamo fare senza. Altro repellente che se ne va, mettiamone un altro, repellente max. Allora, possiamo andare qui sopra prima, infatti c'è uno strumento da prendere. Una caramella rara, niente male. Queste caramelle rare prima di fare la lega le daremo tipo tutte ai nostri Pokémon. Oppure magari le terrò per usarle poi nell'addestramento, nell'allenamento di alcuni Pokémon per completare eventualmente il Pokédex. Vediamo, eh. Vediamo. Qui abbiamo un altro strumento, MT22. Adesso questo è solo a raggio, e mi ricordavo bene che si trovasse qui. Solo a raggio, sì, infatti, ricordavo bene. Non ci interessa per insegnarlo a nessuno. E qui invece abbiamo lo strumento finale. La chiave segreta. Esattamente. E a questo punto, strumento, fune di fuga. Andiamo a prenderne una, che tanto ne abbiamo tante, 5 infatti. E usiamola. E usciamo da questo dungeon. Ah, ci riporta tra l'altro non fuori dal dungeon la fune di fuga, ma davanti al centro Pokémon. Ok. Curiamo i nostri Pokémon ora. Bene. Poi andiamo a fare una cosina qui veloce, ovvero a prendere il fossile che abbiamo dato da revitalizzare qui in fondo. Dobbiamo prima depositare un nostro Pokémon nel PC. Vai, deposita. Depositiamo un attimo Bellsprout. E poi prendiamoci il fossile. Dovresti essere tu, vero? Dove eri finito? Il tuo fossile è tornato in vita. È Kabuto, come pensavo. Perfetto, abbiamo anche Kabuto. No, non diamo soprannome a Kabuto. Non ci fa vedere la descrizione del Pokédex per non si sa bene quale motivo. E depositiamo Kabuto. Livello 30, tra l'altro, ce l'ha dato. Alla faccia. E ritiriamo invece di nuovo il nostro Bellsprout. Ecco qua. Bene così. Quanti Pokémon abbiamo nel Pokédex ora? 47, peccato. Se fossimo arrivati a 50, sarei andato a prendere il condivido esperienza. Però a questo punto andiamo a battere la palestra, abbiamo ancora un po' di tempo, anzi abbiamo ancora parecchio tempo, possiamo prendercela anche con calma. E la faremo così tutta con Blastoise. Quindi Blastoise qui si farà magari un paio di livelli. Salve Guido. Ehi, aspirante campione. Quella testa calda di Blaine è un maestro con i Pokémon di fuoco. Usa l'acqua per calmare i suoi bollenti spiriti. Ti consiglio degli antiscottatura, non c'è problema, vai tranquillo, guarda. Allora, qui vorrei in realtà battere gli allenatori. Ero un ladro, ma sono diventato un bravo allenatore. Non mi interessa fare gli indovinelli, voglio battere gli allenatori per salire di livello, essenzialmente. Vai, andiamo con questi allenatori. Ecco, magari contro gli allenatori potrei anche non usare Blastoise. E andare. Forza, dovremmo one-shottarlo questo, eh. Non dovrebbe avere molta difesa. Infatti, brutto colpo, attenzione. Magari non bastava. Vulpix, lasciamo ancora il nostro Blastoise, andiamo ancora di forza. Attacco rapido non dovrebbe farci molto. Quello è un brutto colpo, immaginate. Forza. E addio anche Vulpix.
Ed infine Ninetales, lasciamo Blastoise qui e usiamo Surf. Vai. Cerchiamo di allenarlo per bene, anche perché tra l'altro Blastoise è molto probabile che lo utilizzeremo anche nella prossima palestra, quella di tipo terra. Ok, Blastoise ha battuto il primo allenatore. Mi arrendo! Ovvio che ti arrendi. Ora si passa e si parla al prossimo. Sai quanto caldo può diventare il fiato dei Pokémon di tipo fuoco? No? E non lo voglio sapere. Voi lo sapete, ragazzi? Quanto caldo può diventare il fiato del Pokémon di tipo fuoco? Allora, andiamo di forza di nuovo, che abbiamo visto che basta e avanza per i Vulpix. Perfetto. Poi ti mandi un altro Vulpix. Non c'è problema. Vedo che anche qui avete molta fantasia con i Pokémon, eh? Vabbè, d'altronde, raga, cioè, era la prima generazione. I Pokémon erano quelli, cioè non è che se li potessero inventare di più. 151 non sono nemmeno così pochi, se pensate che la seconda generazione ne ha avuti di meno. Ed è comunque molto ben ricordata dai fan. Ha avuto meno Pokémon nuovi, però ha avuto tante innovazioni. E Blastoise non sale comunque di livello. Caldo, caldissimo. Però non mi hai detto che i gradi, bro. I gradi mi servivano. Non puoi vincere, ho studiato molto i Pokémon. Ma la teoria è diversa dalla pratica, evidentemente. E soprattutto la teoria è diversa dal fatto che i miei Pokémon abbiano 10 livelli in più dei tuoi. Perché il bilanciamento in questo gioco non era forse proprio al massimo della sua potenza. Dato che questo livello probabilmente è perfetto per battere il capo palestra. Ma gli allenatori hanno dei Pokémon a livelli molto più bassi, non si sa bene per quale motivo. Charmander, lasciamo Blastoise. Andiamo sempre di forza, non è un problema. Tac. Il povero Charmander non può fare niente contro di noi. Altro Vulpix. Vai, forza. Tra l'altro, se non sbaglio, è possibile finire Pokémon Rosso Fuoco tipo con un solo Pokémon usando proprio Blastoise. Cioè, no, senza randomizzare, senza parlare di Iron Mon Kaizo o sfide di quel tipo. Proprio Pokémon Rosso Fuoco, Pokémon Rosso Blu ufficiale, con i Pokémon normali di tutte le palestre. Tirando su solo Blastoise, tipo è possibile finirlo tranquillamente. Vai. Mi piace usare i Pokémon di tipo fuoco. Cioè, tipo gli metti gelo raggio, surf, un attacco di tipo normale, mi sembra, oppure terremoto, è un'altra cosa, e lo finivi tranquillamente. Allora, lui è a livello 41. Non credo che abbia una forza bassa, quindi andiamo di Surf. Forza qui potrebbe non bastare, anche perché Ponyta non è così scarso in realtà come Pokémon, eh. Cioè, oddio, non è forte, però nemmeno così scarso. Soprattutto a livello 41. Che patata bollente. Oh, ma grazie. Sono proprio una patata bollente. Salve. So perché Blaine è diventato un allenatore. Me lo dirai dopo che ti avrò distrutto i Pokémon? Potevi anche dirmelo subito. Sinceramente. Caro cervellone. Ti manda in campo Rapidash. Ok, no, lo sprite di questo Rapidash mi sembra un po' brutto. Più che altro mi sembrano un po' strane le proporzioni. Ha le zampe troppo più grosse rispetto al corpo, non trovate? Cioè, il corpo è grande quasi quanto una zampa. È un po' strano. Però niente, muore come tutti gli altri. Blastoise sale di livello, ottimo. No, non sale di livello, scusatemi. Blastoise non sale di livello, peccato. Blaine si era perso in montagna quando apparve un uccello di fuoco. Grazie alla sua luce, Blaine poté ritrovare la via. Attenzione, sta parlando proprio di lui, Articuno. Allora, vai. Conosco molte palestre, ma la mia preferita è questa. Beh, ci credo se vivi qui dentro praticamente. Poi, non so, non è molto onorevole da parte di Blaine avere degli scassinatori nella sua palestra, che dicono che tra l'altro è la loro palestra preferita, scusami, eh. Non è molto interessante, non è molto bello. Non giova alla reputazione di questa palestra. Ok, Blastoise, un livellino potresti anche farlo, quando vuoi. Sai, quando ti capita un livellino. Growlithe non so se lo tiriamo giù con una forza, infatti no. Ah, che bello quando fallisce. Che bello. Andiamo di morso.
Mannaggia, è troppo caldo. Bollente, ragazzi, bollente. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Il fuoco è debole contro l'H2O. Va bene. Va bene. Vedere H2O scritto così mi ha fatto venire in mente una serie TV teen che guardavo da adolescente. Mi sembra che si chiamasse proprio H2O. E c'erano tipo, boh, tre sirene, tre ragazze che diventavano sirene. Ovviamente la guardavo per motivi di trama. Ovviamente, no? Però niente, mi era passato completamente dalla testa che esistesse quella serie. E vedere H2O scritto così me l'ha fatto ritornare in mente. Se la guardavate anche voi, scrivetevi pure nei commenti, eh. Vediamo quanti si ricordano dell'esistenza di quella serie o la guardavano. Allora, perso miseramente. È andata così. Tra l'altro è interessante come i cervelloni, che sono praticamente degli universitari, quando li batti ti danno tipo le briciole, ti danno tipo 50, no, non 50, però te ne danno pochi. Quando invece batti gli scassinatori, che sono i ladri, te ne danno tipo 3000. Specchio della società, ragazzi. Pokémon specchio della società. Questo è Blaine. Boh. È uno sprat un po' di merda, posso dirlo, Blaine. Vabbè, dai, parliamo con Blaine. Ehi, sono Blaine, il capo palestra di Cannella. Non dell'isola Cannella, di Cannella. Va bene. I miei Pokémon inceneriranno ogni sfidante. Procurati l'antiscottatura. Ok. Discorso più debole di un capo palestra che io abbia mai visto. Ecco, lo spread però lì è già migliore. Voglio dire. Ha 4 Pokémon lui. E inizia con Growlithe al 42. Lui ha 4 Pokémon, io ho più di 4 Surf. Sì, ok, abbiamo vinto. Evidentemente abbiamo vinto. E, ripeto, senza allenare i Pokémon nell'erba alta, eh. Senza overlivellarci in alcun modo, semplicemente battendo i Pokémon dagli allenatori. Ponita. Livello 40, Surf. Forse contro questo Ponita a livello 40 sarebbe bastata anche una forza. Boh, una forza forse no, ma due sicuramente sì. Sarebbe andato giù easy. Poi Rapidash, va bene. Altro surf, ha un livello 42. Ok. Un po' bassino come livello questo Blaine, eh. Un po' bassino. Ok, Dio Rapidash. Ed infine Arcanine. Lo spread di Arcanine è proprio brutto, ragazzi. Non si capisce niente. È proprio sporco. Quello di rosso fuoco verde foglia è molto, molto più bello. Ah, resiste. Attenzione. Uso boato, ma non può buttarmi via perché sono di livello più alto di lui. Finiamolo così a spregio con un geloraggio, vai. Via, brutto colpo. Addirittura brutto colpo. Blastoise non ha nemmeno fatto un livello contro tutti i Pokémon di Brain. Mi ha incenerito. No, ti ho congelato con il geloraggio. Ti sei meritato la medaglia Vulcano. E anche un bel po' di soldi. Ehi, la medaglia Vulcano migliora le capacità speciali dei tuoi Pokémon. Prendi anche questo. L'MT38, cos'è, fuoco bomba? Sì, fuoco bomba. Insegna ai Pokémon di tipo fuoco. Charmeleon e Ponyta sono i più adatti. Così. Preferenze a casissimo tra i Pokémon di tipo fuoco. Perché non dovrei insegnare ad Arcanine, per dire, no? Vabbè. Charmeleon e Ponyta sono i più adatti. Non azzardatevi ad insegnarlo a Charizard, eh? A Charmeleon, non a Charizard. Ok, quindi andiamo a darci una curata ai Pokémon. Così per gradire, come se ce ne fosse bisogno, tra l'altro. Dato che, boh, più che altro è per ricaricare i PP attualmente. E scrivetemi nei commenti suggerimenti per la squadra. Continuate a farlo perché io tengo in considerazione tutto quello che dite. E spero di trovare un Pokémon per la squadra prima del prossimo episodio. Così almeno da arrivare all'ultima palestra con la squadra completa. Si spera, dai. Però per questo episodio è tutto, e vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se avete gradito il video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!